Quindi non casti. Farò come... Io sto in silenzio, grazie Flevo per... Ma tu sei qua da stamattina, Gastardi? Sarò qua con ogni probabilità fino alla 38. Allora, tra domanda, best of 5 o best of 3? È best of... Aspetta, questa è quella prima della top 8 e best of 5. Se è quella prima... Cioè, vediamo scusa, un po', vediamo... E le due prima top 8? Sì, best of 5. Ah, sì, best sì, of 5, sì, sì, sì. Magari poi glielo ricordiamo, che magari non lo sanno. Sì, sì, dopo eventualmente facciamo i VCTO. Facciamo okay. Il remember that is a best of 5, ma allora, English is fine. Non so quanto tu conosca bene Mega Man, spero bene, perché io conosco sì. bene la pianta e so più o meno che perfetto. Cosa fa il personaggio. Quindi... E Mega Man tira i proiettili. La pianta pure, ma con un angolo diverso. E Mega Man però ne tira tutti. Commentary 101 proprio. Esatto. Mega Man fa boom boom e pianta fa ptu. Perfetto. No, detto questo, secondo me questo è un matchup brutto per la pianta per via di varie cose. Geoff aveva lì la read di Aptit. Dato con calma, che aveva la menacing walk. Io adesso arrivo. Se, però, secondo me, ecco, quando si è fermato al bar a prendere il caffè prima dell'Aptilt, forse lì aveva aspettato un po'. Esatto. Troppo. Allora, c'è da dire che Omega ha giocato un po' con Carlocci. Ah. Quindi un po' di come funziona Mega, cioè diciamo che non è che non sappia come funziona, almeno un po' cioè, sapere che cos'ha, lo sa. Ok, quindi però... sa che tre delle sue mosse sono uguali. Se faceva up-throw, li moriva. No, assolutamente. 130. L'up-throw della pianta non è così forte. Ecco, quella è straforte, ok. Ma l'up-throw della pianta uccide un pesante come lui verso 150. È vero che Mega Man è pesante, me ne scordo sempre. Vero? Perché ricordati che non è fatto di latta, tipo i fagioli. È fatto di piombo. Capito, cioè letteralmente. Vedete un carro armato, per esempio. Immagina quanto consuma quel coso, cioè proprio ecologico neanche per la favola. Tra l'altro per la lore, Mega Man è un bambino con... come funziona? Un bambino che è tipo, penso, stato pestato a morte, poi è arrivato il classico professore. Non so se mai conosci Atom, quello di Tezuka. Sì, sì, sì. È molto simile a quella roba là. Ah, perfetto. Quindi chi è che ha copiato chi? Penso proprio che... sia stato che sia stato Tezuka è stato copiato da quelli che hanno fatto Mega Man. Ok, perfetto. Comunque per ora Geoff sta riprendendo un po' la lead. Il primo game sì. se l'è un po' dormito. La prima stock, volevo dire. Adesso se stiamo ripigliando, mi sa che ributto. Poteva punire molto meglio lì Omega. Sì, è anche, guarda, in realtà è un po' difficile perché la pianta sulla B2 c'ha veramente poco lag. Devi capire Vero. Bene da che lato ti sì. casca. E non è facile, perché No, sono d'accordo. Devi rompici molto veloce nel poter scegliere l'opzione da fa. La ruba, la gianca, no. la gianca, ok. No. Si è già un po' tardi, sì, però sì, la giancava. Sì, sicuro, quello sì. Backthrow di nuovo, bravissimo qua. Sta giocando molto bene Omega, non committando troppo. Ecco, forse quello deve rispettarlo, sì. quel brufolo che gli si appiccica addosso. Attenzione qua, la Bear. Il brufolo è bellissimo. La chiamo il brufolo, la sai dire di Mega Man, per me è il brufolo. Effettivamente è successo jump della pianta. Jump della pianta frame 2, opzione eccellente in neutral per un sacco di situazioni come quella. Clanca con tutto. Aiuto. Sì. Adesso Geoff sta tenendo bene il ledge. Ecco, Geoff, una cosa che sta facendo davvero bene adesso è tenere molto bene il ledge. Sì. Quello fatto anche prima. Sta ledge trappando veramente bene. Secondo me è una cosa che potrebbe cercare adesso di fare. Bello! Bellissimo. Bravissimo Omega. Sì. Tra l'altro Geoff mi ricorda tantissimo Abitante, con questa player cam e la mascherina davanti. Cioè, Abitante proprio, di faccia. Ma il personaggio... No, Abitante è il tizio. Il giocatore, che non il personaggio. Sì, 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 sì. No, sono veramente simili. Geoff, se vedi, ha un sacco paura perché, altrimenti, Omega ha fatto un ptui. Che lag un botto. E Geoff ricorso in faccia e l'ha guardato. Forse è anche matchup in experience. Non so quanto Geoff abbia dimestichezza con sto PG, che del resto non è proprio, ecco, che te lo vedi in giro no, da tutte le parti. No, esatto, magari... Questa no. Però, ecco, secondo me Geoff c'è una cosa che non sta abusando. La recovery della pianta è lentissima e lui gliela può spikeare con la down air tantissimo. Ci aveva provato all'inizio, infatti ero tipo già un pochettino preoccupato per Omega, ma adesso invece non lo vedo che lo sta facendo. Allora, Omega non dalla che sua... gli stia servendo esatto, tanto, Omega dalla sua sta molto facendo del recovery dentro verso lo stage, cioè scivolando sotto lo stage, così è abbastanza safe dal... Proprio dal donner di Mega Man. Oh! Attenzione ragazzi, che quando una pianta prende la linea. E la pianta. La genka. Se... Ecco, bellissima qua questa interazione. Sai che se Ligioffo. Anche Ligioffo è che subì di piante veramente tricky. Perché potrebbe davvero fregarti. Se non stai attento, attenzione perché. Secondo me Omega sta sbagliando una cosa importante. Oh, ho fatto. No! No! Ma che sminchiata! Cioè, allora, pianta. Allora. Close it limone che gimpa nella maniera più improponibile. Hai capito questo senso che ha fatto da un B. Così che la pianta era là in cima, quindi troviate era in cima. Però sento che il personaggio per il gioco è sotto. Io non ho ben capito. Ma sono ragazzi, vi ricordo che è best of 5, sì. E così. Comunque. Ah sì, una cosa che ci dice Geoff è che non abusa del... No, una cosa che Omega non sta abusando.
Omega non sta abusando del fatto che Geoff andando sempre basso si espone tantissimo a quando tiri l'op 2 sullo stage e poi casca di sotto. Sì. La sta cercando di tirare senza beccare il ledge e quella cosa là colpisce in realtà molto più in là e quindi non riesce bene a coprire la recovery di Geoff. La potrebbe effettivamente fare che fa il rimbalzino e da lì mette Geoff su una bruttissima situazione, magari senza salti, senza cose. Come fa un visto nickname. Ok, salutiamo tutti i nostri sub di This Beat, tutti quanti dal primo all'ultimo. Compreso il signor... Signor nome viola 89. Ha volato Geoff. E non gelo. Minca. Ha volato Geoff, come si gode. Apre la chat, si gode e poi mi diventa a giocare. Tipo Piero quando scrive le cose in chat mentre gioca ai tornei. Detto questo, è best of 5? Sì, no, in realtà da qua in poi è best of 5. Diciamo da loser round 5 e per, insomma, per chi entra in top 8 winner è tutto best of 5 da lì. Comunque voglio fare una domanda. Chi è che sta immolando il suo 4G per fare questa live? Un buon samaritano che non conosco bene. Perché chissà quanti giga, perché stiamo consumando qua che... Vabbè, evidentemente ce l'avranno messo in conto, oppure le grand final le registriamo, ma non, nessuno saprà come sono finite. Esatto. Comunque, che è probabile. Game scelto su Lylat, che è un ottimo stage per la pianta piragna. Beh, esattissimo. Sempre fatte per le piatte che sono messe in una posizione molto scomoda, perché proprio essendo inclinate... E aiutano molto pianta. Credo che ci arrivi. Anche su quella centrale arriva con l'up tilt. Yes. Sono abbastanza sicuro. No, forse non lo so, ma forse l'up tilt, l'up smash sicuro. Up tilt di pianta fa... No, up tilt di pianta. Allora, adesso gliel'hanno un po' nerfata col buff, tra virgolette. Perché, vabbè, roba lunga da spiegare. Sì, però... che lo manda meno in alto per fare le combo meglio, quindi ora killa più tardi. Secondo me... No. Dopo... Oh, infatti, ecco, vedi? Ecco, vedi perché forse Battlefield era meglio come stage. Perché poteva abbracciare il campo, dici. Invece qua non è tanto confident. Cioè, deve andare giù dritto per Mega Man, è facile in realtà fare down air. Secondo me Omega fa un po' troppo queste rombi. Che contro Mega Man rischi solo di beccare tutto il residual di quel barrage di proiettili che sì, lui esatto. Tira. Però bel con l'out sul salto qua con la sai biangolata solo un po'. Ecco, vedi che qua non tirare le neutral B in una cosa che lo renda pericolosa per Geoff. Ok, quindi ormai ecco attenzione. Ecco, bravo, l'hai detto. Stavolta, stavolta rispetta il brufolo qua Omega. Il brufolo mi fa morire. E bellissima non teccia, però ovviamente percentuale quella lì sono la tecchia a 40, vai giù. Sì, giù a piombo proprio. Guarda, io faccio ogni giovedì sera faccio ditto pianta best of 5 con un mio amico, quindi so benissimo interazioni idiote. Ecco, vediamo allora, è che pianta si pianta, buonanotte. Mega, è che Omega secondo me non ha ben in mente cosa fare proprio contro Geoff. Sì. Ci sta. Sta prendendo tanti hit, bravissimo qua. È vero, non si sta molto adattando. Aia. Non si sta molto adattando a quelli che sono i pattern effettivamente di Geoff. Che per quanto per Mega Man è difficile comunque punirli, perché tende ad essere sempre abbastanza safe quello che fa. Comunque, i pattern sono la cosa che ti fa capitalizzare su sto gioco, no? Sì, bellissimo, esatto. Qua il fake out con la neutral B che la cancella rimangiandosela. Oh, mancato poco lì. Il brufolo. Decide di beccarselo e poi si becca brufolo fair. Beccarsi il brufolo non è bello. No, di solito, no. Anche perché Mega Man se lo aspetta e c'ha i tool per continuare. Esatto. No, di nuovo! È vivo! È vivo, wow. È Vegeto, ma che minchia sta su lineup che ha la Blast Zone bassa, boy, wow. Ma infatti, cioè, nel senso, non capisco come sia successo. Perché poi, ragazzi, per i meno, cosa sta facendo? Ha corso. Bello. Sì, bel backer. Geoff sul 2-0, così. Questo game molto più... come si dice? Convincente. Sì, mi piace più il termine. Unilaterale. Convincente, intendo. È un bel termine, mi piace. Mi piace molto più. Ma questo qua è nastro. Questo qua è nastro adesivo. Ma perché continui a toccare che magari una certa esplode quell'affare e noi ci ritroviamo senza internet? Immagini. Ecco, quindi... E tu dici, colpa tua. Certo, abbiamo le registrazioni. Ma ora faccio una domanda. Quell'acqua è per i caster, no? Questa è la mia acqua, questa è per i caster. Io ne voglio una. Naturale? Adesso. Naturale. Come l'acqua tanto come stavo, come la chat si ricorderà, prima pure Famedolo mi ha chiesto, ho detto che io faccio cagare così tanto come i caster che mi hanno declassato a barman proprio così sul momento. Adesso devo passare l'acqua alla gente, è diventato il mio nuovo lavoro. Mi do quando giochi dopo questa, cioè non in live, giocherò off stream probabilmente, manderemo altro. Ci sta. Però sono letteralmente contro vincitore di questo. Sì? Mm-hmm. Quindi ti ribecchi potenzialmente Omega. E se vince? Cioè, non sembra questa, diciamo, l'andazzo, ma ecco. Tanto io mi sanifico le mani perché sono un bravo... Fai bene, guarda. Mi sanifico un attimino anch'io che... Grazie per avermi... Oh,
quanto ne ho messo, però, oddio mio. Guarda, lascia fare. Sta colando tutto, ragazzi. L'hai detta così. Momento. Ecco, esatto. Diciamo che senza video sembra un'altra cosa. Allora, molto bene. Però, allora, stage di Omega ha scelto Yoshi's Story. Mi piace. Credo che che odore di alcol. Molto bene. Almeno credo magari che l'abbia scelto perché Battlefield gli avrà bannato, immagino. Sì. Ma poi in realtà, guarda, secondo me la pianta è un personaggio i cui stage buoni, a parte ecco alcuni tipo Lylat che magari è un pochettino più buono degli altri, i suoi stage buoni dipendono anche un po' dall'avversario per la pianta. Vero. Contro alcuni in certe situazioni dici ma che schifo perché l'ho scelto, altre volte invece sei tipo ma questo stage è broken per la pianta. Sì, ma lì, lì dipende anche da come va sul momento. Non so se hai visto. Ok, anche la 48 non avrebbe killato. Vabbè, non può morire, no, Mega Man. No. Anche se fa Fall Out There, non muore. Sto gioco. Credo che il PS4 moriva. Sì, assurdo che Mega Man è passato da cascare come un sasso a non cascare più così tanto forte. Cioè, hai visto che Geoffo, quando mi sta lap tilt, lo fa IRL. Sì. Ha fatto proprio lap tilt IRL. Tipo per far vedere che era proprio quella la mossa che voleva fare. Vabbè, let's go, l'ho mancato. Ah, Dash Attack forse lì poteva punire di più perché quell'affare è un grosso commitment. Omega si becca un altro brufolo qua, ragazzi. Eruzione cuccia l'acne proprio Omega oggi, veramente. Ha ritornato con Jab into Jago. Altro jab di pianta. Jab di pianta molto forte. La gentleman della pianta non il multi-hit, ma il terzo jab ridicolo on shield, veramente. Quanto è un shield, tipo? Credo che sia una roba. È meno 12 così. Però le jab di solito non ti aspetti che è così. No, safe. No, infatti, le jab in questo gioco le hanno nerfate apposta. In Smash 4... Il secondo. Cioè, scusa, la seconda cosa, il secondo jab quando te lo rifà è frame 2. Quindi è molto molto veloce. Oddio, wow. Quel F-Smash comunque molto violento, l'ho visto con la coda dell'occhio, ma l'ho visto. Sai cos'è? Che sono veramente pochi Ptui, che sono veramente fortissimi. Cioè ma è difficile perché c'hai tutto il tempo sto coso che ti tira dei limoni addosso. E basta fermo. E giustamente Geoff dice, basta. Dai, basta. Dai, uno me lo prende. Esatto, mi hanno preso troppi pochi Ptui in neutral. Ah, adesso sto fermo, me lo piglio. Però penso che sia un matchup molto brutto in realtà questo per la pianta, perché appunto non puoi tirare i tuoi tool migliori in neutral, non puoi caricare il veleno quanto vorresti, devi sempre cedere stage control se vuoi fare le tue cose, già, no? Vero. Quindi è tosta in realtà, non è da sottovalutare. Il fatto è che Mega Man ha proiettili di gran lunga migliori, come dire. Oh! Di nuovo! No, allora, qua c'è una cosa che Omega può fare, che è fare la down B e poi immediatamente quando rilascia pigiare il C-Stick e dà un morso istantaneo e non parte il colpo. Sì, lo devo plop. Cancel, esatto. Non lo fa mai e contro questo tipo di edgeguard in realtà è molto utile perché nel senso costringe l'avversario ad adatte spazio ma, esatto, ma senza commettare. Anche perché se no accade quello che è appena successo. Sì, e è già successo un paio di volte, quindi insomma non è che è successo a culo per caso. Bravo qua, Geoff, a saltare. Attenzione. Ecco lì ha provato un mezzo cancel, mi sa che non era un mezzo, ha detto un po'. Sì, e beh, non, cioè comunque è andato parecchio lontano. Oddio. Attenzione, dove si spinge Geoff? Dove si spingono i Geoff? Dove osano i Geoff? Dove osano i Geoff? Reference, ragazzi, qui molto antica, almeno 2010 direi. Antica giù. Ma hai visto che sì, ha fatto? Si è chinato sotto la Metal Blade, può farlo. Gli erano cascate le lenti a contatto e questo gli ha permesso di evitare la rotella ritirata da Geoff. In questo momento sta giocando con il suo cibo. Il fatto è che Omega non sta punendo. Non sta punendo infatti niente. Non sta proprio leggendo le ma cose recovery, che facevo. Brava, boh, sì. No. La dobbiamo sono i giochi. Non era il set per Omega questo, secondo no. me. 3-2 per Omega su Geoff, a quanto pare. 3-2 per Omega su Geoff. No, ma che caspita. Scusate, ragazzi, è che io rosso...